Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, oggi gioca la nazionale italiana di calcio con la Bosnia. E allora, sinceramente, è con molto rispetto per tutti i tifosi della nazionale italiana, voglio dirvi un mio pensiero a proposito di nazionale. Allora, innanzitutto voglio dire che a me, per quanto mi riguarda, quando gioca la nazionale non mi fa assolutamente piacere, per un semplice motivo che adesso vi spiego. Il primo motivo è proprio quello che vi dico, perché si ferma il campionato, quindi il Napoli non gioca e quindi non posso nemmeno commentare le partite del Napoli. Ma soprattutto perché fermandosi il campionato, quindi fermandosi le attività sportive del calcio Napoli, si stoppa, si frena un po' quella adrenalina che naturalmente accumuliamo un po' tutti i giorni prima della gara. È vero o non è vero? A me dà questa sensazione, quindi assolutamente per me è fastidioso quando gioca la nazionale italiana. Quello che dico in questo video a proposito dell'Italia come nazionale lo dico con il massimo rispetto per tutti coloro che, sentendosi italiani ed essendone orgogliosi, naturalmente fanno il tifo per l'Italia, la nazionale italiana. Invece, per quanto mi riguarda, sinceramente, per chi mi segue da diverso tempo sa già il mio pensiero sull'argomento, per chi invece mi segue da breve tempo oppure assolutamente mi ascolta per la prima volta, lo voglio dire. Anche se è vero che oggi come oggi noi napoletani siamo purtroppo, tra virgolette, italiani, siccome per storia non siamo mai stati italiani e io, conoscendo la storia delle origini di Napoli, sinceramente non mi sento assolutamente italiano, anche se nei miei documenti sono italiano e quindi detengo la cittadinanza italiana. E quindi per ragioni storiche, ragioni no a bambera, chiacchiere, ma dati di fatto storicamente provati, noi napoletani non siamo italiani, con il massimo rispetto per tutti coloro che lo sono e si sentono orgogliosi di esserlo, io non mi sento di esserlo, quindi non faccio il tifo per la nazionale italiana. E allora quindi quando gioca la nazionale veramente per me è fastidioso, e anche perché sinceramente a me della nazionale italiana non me ne frega proprio un bel niente, in quanto non ne sono tifoso. Dice: ma allora la tua nazionale, se non è l'Italia, qual è? Ebbene, penso che sia molto chiaro, anche se purtroppo Napoli non è più una nazione, una capitale, come appena 150 anni fa, la mia nazionale è il Napoli. E l'Italia purtroppo non incontrerà mai il Napoli, anzi, nella nazionale italiana c'è qualche ex giocatore del Napoli o qualche attuale giocatore del Napoli, che, detto tra virgolette, è un problema. Perché? Perché con questi nazionali che vanno a giocare, non solo quelli italiani, è sempre un problema. Un problema per gli eventuali infortuni e in questo periodo ancora più problematico a causa del coronavirus. Infatti, in questi giorni, purtroppo, in Albania, il difensore del Napoli, Usai, è stato dichiarato al tampone positivo. Quindi
Usai resterà in quarantena in Albania ed ecco qua il primo che ha perso il Napoli. E sempre a causa delle nazionali, il Napoli ha perso per il momento infortunato, anche se lievemente alla mano, anche Osimhen. Infortunata dovrà stare fermo almeno 15 giorni, quindi Osimhen molto ma molto probabilmente salterà la partita con il Milan, partita importantissima. E allora, queste nazionali, insomma, danno fastidio o no? E beh, certamente se siete italiani e vi sentite di esserlo, oppure lo siete, vi sentite di esserlo perché non conoscete la storia della vostra terra, di Napoli, della Campania o del Sud, se non conoscete la storia è chiaro che invece farete il tifo per l'Italia, siete tifosi della nazionale e non sarete sicuramente d'accordo su tutto quello che dico in questo video. Però c'è una cosa che dovete sapere, a parte tutto quello che già vi ho detto. Io nel 1982, quando l'Italia vinse i mondiali in Spagna con l'allora allenatore Berzot, il capocannoniere di quel mondiale fu Paolo Rossi, bene, nel 1982 io sono sceso regolarmente in piazza a festeggiare la vittoria del mondiale dell'Italia. Perché? Perché anche se ero abbastanza adulto non conoscevo, come tanti napoletani e meridionali, la storia del regno di Napoli, del regno delle due Sicilie e quindi la storia della mia terra. E quindi, come tanti di voi, anche io ero convinto di essere italiano, mi sentivo un italiano perché ignorante nella storia della mia terra, e sono sceso l'82 a festeggiare i mondiali dell'Italia. Invece poi, nella vittoria dei mondiali a Berlino, avevo conosciuto la verità, quello che non insegna la scuola italiana, e allora in quel caso non sono assolutamente sceso a festeggiare e altamente me ne sono fregato che l'Italia ha vinto poi quel mondiale a Berlino. Ecco, mi dispiace naturalmente per tutti coloro che magari deluderò ascoltando questo video, dice: ma come, Gianni, non sei tifoso della nazionale? Perché chi non conosce la storia di Napoli o non la sente addosso la storia di Napoli chiaramente non potrà mai capire questa cosa. Ma tutto quello che ho detto in questo video, come detto dall'inizio, l'ho fatto con il massimo rispetto invece per chi tifa per la nazionale. Io invece no. E quindi questa sera, quando giocherà Bosnia-Italia, io vedrò la partita, non farò il tifo né per l'una e né per l'altra, cercherò di guardare, spero di guardare una bella partita per divertirmi e poi vinca il migliore. Se il migliore sarà l'Italia, ben venga, altrimenti se sarà la Bosnia, la stessa cosa. No, inciderevo a dirvi questa cosa, ma non solo il fatto che io non tifo nazionale, non tifo per l'Italia, ma ancora più importante che non ce la faccio più, 15 giorni senza il Napoli per colpa di questa nazionale, mamma mia, è proprio una noia infinita. Va bene amici, niente di particolare, come dicevo, purtroppo il Napoli non gioca, allora di che discutiamo? Beh, potrei discutere di questa pandemia, ma già la televisione, i telegiornali e tutte le reti sicuramente vi hanno gonfiato ogni cosa con questo Covid-19, quindi almeno io me ne sto zitto per quanto riguarda le mie opinioni, perché altrimenti ne avrei di cose da dire. Ma quando ne sentirò il desiderio lo farò. Per il momento aspettiamo che ritorni il campionato, aspettiamo che il Napoli ritorni in campo e così io ritornerò con i miei soliti commenti sportivi. Per il momento vi chiedo venia per
la mia mancanza invidio, ma è mancanza di Napoli, mancanza di campionato. Appena possibile ci risentiremo naturalmente regolarmente, anche se l'adrenalina, altro che Italia, noi già siamo concentratissimi per la gara contro il Milan. È vero o non è vero, amici? E allora, con la testa tra i colori azzurri del nostro Napoli, avviciniamoci a questo grande appuntamento con Napoli-Milan. Un abbraccio a tutti e, come sempre vi dico, al di là di qualsiasi risultato, forza Napoli, squadra e città.